Ciao a tutti, sono Enrico Caffarelli e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi cominceremo un nuovo format, vediamo se riesce, così almeno ne faremo altri. Ed è praticamente una serie di video che mi ha suggerito mia figlia e anche mia moglie. È praticamente 24 ore solo pasta. Mamma mia, soltanto pasta per 24 ore. Adesso sono le 19:54 e stiamo cenando, vedete? Non so se si vede bene. Non ho preso il cellulare perché, ecco, mia figlia si sta intossicando con il peperoncino, perché sul cellulare, sullo smartphone non si vedeva bene l'orario. Comunque ve lo faccio rivedere ancora, 19:54. Partiamo con la cena. Pasta al sugo, eccole qua, farfalle. E mia moglie già me l'ha preparata per domani mattina a colazione. Ovviamente pasta fredda domani mattina. Ma io pasta a colazione non l'ho mai mangiata. Lo faccio per voi, ragazzi. Grazie per i like, grazie per i commenti, ma soprattutto grazie per le iscrizioni. Vi voglio bene. Vai, partiamo. Mangiamo, dai. Solo pasta, solo pasta. Lo sai anche tu, Anna? Beh, lo farei, ma colazione proprio no. Pasta e gocce, quindi, lo scrivo. Pasta e Nutella, ma anche no. Buono questo sughetto, eh? Però pizzica, ha messo il peperoncino. L'ho fatto io. Voglio questo, ha fatto sale. Peperoncino, ma che... Ha fatto sale? Praticamente mia moglie mi ha già suggerito la prossima serie. 24 ore solo piccante. Ci ha messo una marea di peperoncino. Mamma mia, buona, per carità, però quanto pizzica, amore mio. Va bene che tu sei la regista del canale, però abbi pietà di me. Ma tua madre ci ha messo il peperoncino, brava furba. Che furba. Sa che a me piace il peperoncino e me ce l'ha messo. Un po' troppo. Comunque buona, buona. Soltanto ho difficoltà a parlare, perché il peperoncino mi rimane qua. Pure a te, Sara, eh? Buone queste farfalle, eh? Il problema sarà domani mattina. Visto che stai mangiando 24 ore solo pasta, fai tipo la classifica delle due paste. La mia pasta? Io preferisco più di tutti gli spaghetti. Qua rigatoni. Ma anche pasta all'uovo? Fettuccine, queste qua, tornare. Allora la lista si fa lunga. Vai. Beh, gli piacciono tutti. Tonnarelli. Linguine. Linguine non è pasta all'uovo. Come no? Sì. Pasta lunga linguine. Pasta lunga è pasta all'uovo. Pasta lunga però. Poi c'è i tagliolini. Buoni i tagliolini. A noi ci piace tutto, Manuè. No, a mamma no, piace più che altro pasta corta. La mia preferita in assoluto le fettuccine. La tua le fettuccine? Comunque questo sughetto è meraviglioso. Piccante. Piccante ma meraviglioso. Veramente buono. Andrebbe fatta una scarpetta. Infatti mi sa che la faccio. Cena finita.
Ci vediamo domani a colazione. Mamma mia, la pasta a colazione, mai mangiata. Lo faccio per voi. Buongiorno a tutti, amici ed amiche. Questa è la parte più brutta del video. La colazione con la pasta. Io non l'ho mai fatta la colazione con la pasta, eccola qua. Pasta fredda preparata da mia moglie ieri sera. Io sono abituato a mangiare il cappuccino, un cornetto, caffè latte. La pasta. Lo faccio per voi però, sempre per voi, per intrattenervi, perché Enrico Caffarelli vi vuole bene. Facciamo vedere l'orario. Eccolo qua, le 9.06. Anzi, facciamolo vedere col telefono perché i miei figli si sono arrabbiati ieri sera. Dice, papà, ma che fai vedere l'orario con l'orologetto? Orologetto? Vabbè, allora fatemi vedere il vostro telefono, come funziona qua. Eccolo qua. Sono le 9.07, ecco, si legge al contrario, però eccolo, queste sono le 9. Questa è mia figlia Sara che sta con lo screenshot. Ok, buona colazione. Mamma mia. Non ci viene mai fatta una roba del genere, ragazzi. Alle 9 di mattina a mangiare la pasta. Che poi mi sono svegliato anche tardi perché sto in ferie. E quindi fortunatamente mi posso mangiarla un po' più tardi. Mangiatela alle 6 di mattina, quando vado a lavorare. E chi ce la fa? Mamma mia, ragazzi. Non ci riesco. Datemi, io sono abituato a mangiare dolci la mattina. Un bel cappuccino. Mio figlio Manuel mi guarda con una faccia schifata, perché lui sta con la tazza del latte. Mia figlia Sara con lo yogurt e i cereali e io con la pasta. E che devo fare? La vita da youtuber è una vitaccia. Devi fare pasta e Nutella. Pasta e Nutella? Mamma mia. Già non ci riesco a mangiare la così la pasta. Pensa qua a Nutella. A voi piace pasta e Nutella, come dice mia figlia? Quasi finita, eh? È bello che dopo, a pranzo, altra pasta. Mamma mia, ragazzi. Ci stai abituato a mangiare pasta a colazione, eh? Io no. Anche se è buona, però andava mangiata in un altro orario. Me ne ha fatta pure tanta. Poi ci ha messo tutta sta mozzarella. Ha peggiorato la situazione. Vabbè, lei giustamente l'ha fatta come l'ha fatta. Ragazzi, finita, è rimasto soltanto un po' di mozzarella che mangerò piano piano perché mozzarella devo un po' dopo un po', a prima mattina un po' di disgusto. Comunque l'ho mangiata. La pasta è finita tutta, come potete vedere, eh? Perciò 24 ore solo pasta, la pasta l'ho finita, anche a colazione. Ci vediamo a pranzo. Bentornati, eccoci di nuovo qua per il pranzo con una bella gricia, rigatoni alla gricia. Ci ha messo mezzo chilo di guanciale. Ma che mi ha visto deperito? No, che gricia è? Ho capito, ma che mi ha visto proprio pelle e ossa, oh. Mi devo rimpolpare, mi devo. Vabbè, comunque dai, sono le 13:11. Anche se avrei mangiato un po' più tardi perché ancora ho la pasta di stamattina sullo stomaco. Comunque, vabbè, dai. Ah, vuole farlo vedere anche sul cellulare. Vabbè, ma tanto si fidano, dai, è l'ora di pranzo.
13 e 12, avete visto mio figlio che screenshot che c'ha della Roma, grande Roma, anche per chi non è della Roma, però noi siamo lupacchiotti, come molti di voi lo sanno. Buon appetito e buon pranzo. Continua questa challenge, 24 ore solo pasta. Diciamo che delle tre, questa è la migliore, è buona. Date il pezzo di guanciale, non ci mi scrocchia. Mamma mia, buono. Stamattina è stata veramente dura, mia moglie non c'era. Mangiare alle 9 la pasta. Mamma mia. È tosta, eh? Però ho detto lo faccio per loro. Buonissima, complimenti. Buona mamma. Adora poca. Manuel, ti è piaciuta? Sì. Buonissima. Solamente ne ha fatta un quintale. Però è proprio buona. Anche questo guanciale è molto... ha un sapore veramente squisito. Squisitoso. Squisitoso. Mi dai un goccettino, per d'acqua. Favore? D'acqua. D'acqua rossa. Sangue di Cristo. Basta, ragazzi. C'è il sangue di Cristo. Alla salute, ragazzi. E ragazze. Dai, cade così. Per la prossima sfida, 24 ore, scrivete nei commenti cosa vi piacerebbe e vediamo se la posso fare. Una grigia veramente straordinaria. Buona. Ragazzi, anche il pranzo è terminato, stiamo andando avanti con 24 ore solo pasta, è rimasta la cena, ci vediamo dopo. Buonasera a tutti e buona cena. Ecco, mio figlio subito ha fatto tremare il tavolino. Sono le 20 e 13, non so se si legge, no, 20 e 19, ma che cavolo dico? Sono le 20, Sara fagli vedere il cellulare. Eccolo qua, non so se si vede bene, non si legge, vedi? Ah, ecco, adesso 20 e 19, ok. Ci accingiamo a concludere 24 ore solo pasta. Ci sono riuscito, ragazzi, e questa sera la concludo con un classico della cucina italiana. Aglio, olio e peperoncino. Ma non avete notato nulla? Mi sono cambiato la maglietta 4 volte. A cena ieri sera avevo una maglietta, a colazione avevo una maglietta, a pranzo avevo una maglietta e a cena ho un'altra maglietta. L'ho fatto per voi, per farvi distinguere tutte le pietanze, tutte le diversità delle mie
mangiate. Buon appetito. Mazza quanto chiacchiero e mangi, state zitto, Enrico. Lo so, lo dico da solo, dai. Buonissima. Aglio, olio e peperoncino rimane sempre una delle mie preferite. Guarda che spettacolo. Fantastica. Che buona, buonissima. Pizzica la domanda. Poco? Ci hai messo poco di dolce? 3 pezzi. Tre pezzi? Tre pezzi. Ragazzi e ragazze, io sto mangiando questa bella aglio, olio e peperoncino, però mi sento in colpa nei confronti di mia moglie, che non sapete con cosa sta cenando, ragazzi, perché vuole mantenersi in forma, in linea, ma lei già è bella così com'è, non deve accentuare queste sue grazie. Vabbè, per farvela spicciola, sta cenando con gli yogurt. Con gli yogurt, ma se può cenare con gli yogurt? Ma come, a me fa mangiare la pasta a colazione e tu ti mangi io a cena? Ma come funziona? Mica t'obbligo io a mangiare la pasta a colazione. Come? Mi hai detto, amore, fai la serie, la nuova serie, 24 ore solo pasta. Ecco, la sto facendo la sua serie. Ma mica t'ho obbligato. Siamo su Netflix, stiamo qua. Sì. Mia moglie fa la 24 ore solo yogurt. Bifidus. Bifidus activis. Perché lei va al bagno regolaris. Sei la dimis. Io sto mangiando gli olio e lei i yogurtini. E vabbè. Te puoi fare una bella yo-yo pure te? È spettacolo, proprio alla romana, alla napoletana, alla siciliana. Alla italiana. Perché non so dove è stata inventata. Da Roma. A Roma? No. Vabbè. Mi sa a Napoli. Chi l'ha inventata ha fatto una grandissima cosa, perché la yo-yo e peperoncino è una delle migliori paste semplici. Poi fatte come la fa mia moglie, è spettacolare. Mia moglie la fa con una ricetta particolare che soltanto lei sa. Non è una semplice pasta aglio, olio e peperoncino, è molto buona. Buona, buona, buona. Top secret. Top secret. Ricetta Emanuela, top secret. Va bene, ragazzi. Ecco qua, ho finito anche questa aglio, olio e peperoncino. Questo non è soltanto olio, ma anche il sughetto che sa fare mia moglie, di cui vi dicevo. 24 ore solo pasta, è finita, è terminata. Ce l'ho fatta. Ditemi voi quale altre challenge vorreste che io faccia. Mamma mia, come ho coniugato bene i verbi. Come le ho coniugate? Parla, parla, parla. 24 ore. 24 ore, ovviamente. Mia figlia mi sta dicendo la 24 ore challenge. Aspetto i vostri commenti. Scriveteli qua sotto. Vi aspetto. Certo, ovviamente nessuno sicuramente avrà visto fino alla fine del video e quindi avrò pochi commenti inerenti a questa domanda. Però se qualcuno ci è arrivato, rispondesse. Enrico Caffarelli vi dà appuntamento al prossimo video. Non so se sia un mukbang, un food tour o una challenge. Quello che sia, sia. Tanto io vi voglio bene e voi volete bene a me. Anzi, anche la mia famiglia. Grazie per l'eventuale like. Iscriviti al canale se non l'hai fatto e attiva la campanellina. Io mi dimentico sempre di dirvelo. Attivate la campanellina. E iscrivetevi anche sul mio profilo Instagram, Enrico Caffarelli su Instagram.
Che pizza, lo so, ho stufato. Ci vediamo alla prossima. Baci baci, ciao ciao.